Tesori della Diocesi è la serie di eventi che l'Ufficio Beni Culturali della Diocesi di Fano Fossombrone e Callipergola organizza all'interno del Centro Pastorale Diocesano. L'appuntamento, previsto per sabato 18 maggio, si intitola Un eco di passi perduti, un percorso nella storia di Fano tra arte, musica e memoria, e che farà vedere ai presenti alcune opere del Museo Diocesano e anche documenti restaurati. Sabato 18 maggio alle ore 18 presso il Centro Pastorale Diocesano di Fano in via Roma 118 sarà possibile assistere ad un evento, le giornate di valorizzazione del patrimonio culturale ecclesiastico, promosso dall'Ufficio Beni Culturali della CEI nella settimana dall'11 al 19 di maggio. Questa sarà l'occasione per presentare delle opere dipinti e opere d'archivio, quindi documenti che sono stati restaurati nel corso di questi anni grazie all'8x1000, proprio perché in queste giornate di valorizzazione viene proprio ricordato il 40° concordato appunto tra Stato e Chiesa, dal quale nasce anche l'8x1000. In questa occasione si farà un percorso storico, grazie appunto alle opere che presenteremo, della storia di Fano, e questo lo faremo appunto tra arte, musica e memoria, la memoria appunto dei documenti. Sarà anche l'occasione per conoscere alcuni aneddoti della nostra città che riemergono dai documenti d'archivio che verranno appunto raccontati in questa occasione. È possibile prenotarsi online attraverso il sito della diocesi www.fanodiocesi.it/prenotazione museo. Ma andando sul sito della diocesi si trova la pagina dedicata. Ad arricchire l'eco delle memorie del passato proporremo delle musiche che saranno eseguite dal coro della Cattedrale di Fano e da alcune cantanti soliste, che anch'esse appartengono al patrimonio storico della nostra città, in quanto sono musiche contenute negli archivi della nostra diocesi ed erano state composte e scritte per le esecuzioni musicali nella liturgia della Cattedrale. Vedremo quindi l'esecuzione, ascolteremo opere di Bellinzani e di Ripini, due maestri di cappella molto importanti della nostra cattedrale, e anche alcune altre musiche di più antica origine. Vi aspettiamo quindi questo sabato alle ore 18 in questo corridoio dei passi perduti presso il centro pastorale della diocesi di Fano in via Roma 118.